Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Siamo nel giardino proprio accanto all'orto. Oggi qui per raccontarvi la storia che ci viene tramandata, scritta in briciole di storia appunto da Padre Eusebio Notte. Padre Eusebio è stato l'assistente di Padre Pio per diversi anni, quasi 5 anni, e qui tanti racconti raccolti proprio in questo libro. Ad esempio, uno in particolare che ci ha molto colpito è quello legato al fatto che Padre Pio nella sua stanza aveva 2 orologi, ma entrambi avevano un differente orario. Padre Eusebio, colto da questa novità o curiosità, una delle prime volte che lui prese servizio proprio come assistenza a Padre Pio, lui subito andò a mettere immediatamente le cose a posto, secondo l'orario, lui scrive, della radio. La sera il povero Padre Pio andò a dare la corda e quando guardò l'orario tutto cambiato. Allora, gentilmente, scrive Padre Eusebio, ma con fermezza, si girò verso Padre Eusebio e gli disse: «Ehi, voglio, io e te dobbiamo fare un patto. Nella mia stanza tu ci devi lasciare le cose come stanno, anche se c'è disordine. Io le cose le trovo subito. Le sveglie le devi lasciare come stanno, non le devi toccare». Ecco, Padre Pio ci teneva anche a questi 2 orologi che dovevano avere un orario differente. E lui scrive: 2 ore e mezzo e uno e 3 ore l'altro avanti. E qui fa una battuta, ovvero un interrogativo: ma i santi hanno un altro orario, hanno un fuso orario? Quello dell'eternità, scrive Padre Eusebio. Io non sono mai riuscito a capire perché, e lui, scrive Padre Eusebio, non me l'ha mai voluto dire. Azzardo ad una mia personalissima ipotesi, sbocciata, lui dice, dalla fantasia. Il caro Padre Pio era solito alzarsi alle 2:30 di notte, un orario veramente pazzesco, anormale per la gente normale, ma quando si alzava, guardando le sue sveglie, esse facevano le 5:30, quindi era l'ora, scrive Padre Eusebio, in cui i contadini di Pietrelcina e il padre, tra questi, si alzavano d'estate per andare proprio in campagna. Ecco, col fuso orario, egli, Padre Pio, era un onesto operaio della vigna del Signore che si alzava per tempo per prendere servizio. E qui Padre Eusebio scrive: «I santi, vagli a capire, camminano sulla terra, ma la loro testa è tutta immersa in un altro mondo». Ecco, proprio su questo episodio dell'orologio, Padre Eusebio ha voluto raccontare un episodio specifico che è accaduto proprio ad un suo figlio spirituale, Giovanni Bove, da Napoli. Si recava spesso con la moglie, proprio da Padre Pio, spesso con tutta la sua famiglia, veniva proprio qui a San Giovanni Rotondo, e quasi ogni volta si tratteneva qui 15 giorni. E allora era uno tra i suoi figli spirituali più fedeli, più affezionati, anche più generosi verso i frati, verso la chiesa, in particolar modo la chiesetta antica. Ecco, proprio parlando della chiesetta antica, il tabernacolo di quella chiesa lo hanno donato proprio loro, la famiglia Bove. Ebbene, mentre si recavano a San Giovanni Rotondo, lungo la strada il commendatore pensava sempre, per il troppo affetto che aveva verso Padre Pio, appunto avrebbe voluto stare più tempo con lui, e improvvisamente espresse un desiderio: «Ah, se Padre Pio potesse darmi almeno il suo orologio, sarei l'uomo più felice del mondo». E allora arrivarono in convento, quando Padre Pio si era già ritirato in cella, ma il portinaio lo fece entrare. Quindi sale su, vede che Padre Pio stava per uscire dalla stanza numero 5 e, per ritirarsi appunto nella sua cella, la numero 1. Allora, in quel tratto di corridoio, Padre Pio lo vede e dice: «Ah, sei qui, sei venuto, ti stavo proprio aspettando». E proprio parlando con il commendatore, Padre Pio mette la mano nella pettorina, che sarebbe quella tasca ampia che hanno i frati proprio qui davanti al saio, dove inseriscono un po' di oggetti o cose personali, e tira fuori un orologio e dice: «Giovà, ecco qua, prenditi questo coccio di orologio, tanto io non lo uso più». A quel punto lo salutò in lacrime e gli augurò la buonanotte, e Padre Pio andò verso la cella numero 1. Lui
continuava a piangere il commendator Bove, chiaramente per due motivi, lo possiamo immaginare. Innanzitutto per questo preziosissimo regalo, un orologio usato da padre Pio, e poi anche per un'altra ragione, racconta padre Eusebio. Come aveva fatto padre Pio a sapere che Giovanni aveva avuto quel desiderio di cui lui non aveva parlato proprio a nessuno e che lui stesso poi tra l'altro aveva anche dimenticato nel fare questo pellegrinaggio, perché aveva espresso questo desiderio in macchina, da solo, con la sua famiglia. E beh, qui padre Eusebio lo scrive: scherzi da santi.